Andiamo a vedere cosa c'era, cosa c'è adesso tra di voi e cosa sarà. Iniziamo con oracoli, poi aggiungiamo tarocchi. Cosa c'era? Cosa c'era? Voglio prendere due. Cosa c'era? Uomo qua, un bel uomo, molto elegante, tutto. E anche tu bella, tutte e due molto belle, eleganti. Voi vi tenete alla vostra, al vostro aspetto fisico. Sì, passione, tutto quanto, però c'è un qualcosa che tra di voi non poteva funzionare. Qua ci sono dispiaceri tra di voi. Avete provato di costruire un qualcosa, però andava molto male. Ci sono tante incomprensioni, possono essere diversi ostacoli e alla fine qua cosa c'era in passato, avete capito che è molto difficile costruire un qualcosa. Ok, andiamo a vedere cosa provava per te uomo passato, tre carte, cosa provava. Due e tre, cosa provava. L'uomo non si fidava, non si fidava, si chiudeva, non apriva il cuore. L'uomo in passato, ora non so quanto lontano questo passato, l'uomo aveva deciso di finire questa relazione perché era tutto troppo complicato. Come dice, non è destino, non possiamo stare insieme. Giudizio è la carta importante, comunque il tuo, la tua importanza per lui è grande. Però io vedo che ci sono tante problematiche qua per quali voi non potevate proprio stare insieme. Ok, andiamo a vedere tu. Cosa, emozioni tue? Parliamo sempre di passato, tre carte. Oddio, cadono le carte qua. Sono finite tre carte di altro mazzo. Tu, tue emozioni. Uno, due e tre. Tu hai capito che lui è destino, lui è il tuo destino, tu volevi costruire con lui una relazione per tutta la vita. Tu sei qua innamorata, innamorata, avevi bisogno di lui, aspettavi magari anche lui quando lui ritorna, magari si allontanava da te, oppure stava alla distanza. E tu sempre qua aspettavi, la vostra storia andava molto lentamente avanti, possono essere anche tira e molla. Ok, ma per te comunque sì, c'era un amore, un amore. Tu magari anche pensavi che la tua anima gemella, il tuo destino, la persona che tu aspettavi, che cercavi dalla parte tua è questo. Ok, cosa voleva lui? Parliamo sempre di passato. Cosa voleva lui? Tre carte. Cosa lui voleva in vostra relazione tra di voi? Cosa lui voleva? Può essere che lui voleva avere dei figli con te, oppure aveva proprio dei figli con te. Voleva un qualcosa di serio, voleva crescere, crescere in questa relazione. Può essere che lui qua con te ha imparato a amare, prima non sapeva amare. E con te ha provato questo sentimento più profondo. Ierofante è un amore profondo, vero, come amano adulti, ok? E lui voleva amore, voleva, però penso che non era tanto pronto di comportarsi in modo maturo, cioè essere una persona matura. Lui comunque sia, non importa quanti anni ha, lui non sapeva fare, non sapeva come costruire una relazione, anche non sapeva cosa fare con i sentimenti che ce l'ha. Ci sono sentimenti, c'erano, parliamo di passato, però cosa fare con questi sentimenti io non lo so. E spesso questo ragazzo era, si comportava in modo infantile, faceva, dopo pensava cosa faceva. Qua si comportava all'impulso, con l'impulso che veniva, così si comportava. E solo dopo pensava, ho fatto bene, ho fatto male, cosa ho fatto? Vedo una persona che non era tanto pronta di vivere questo
sentimentul maturu che ce l'aveva per te. Questo è lui. Tu, tre carte, tu cosa volevi? Parlando sempre di vostro passato, tu cosa volevi? Tre carte. Tu. Ragazzi, solo una variante, perché ci sono ragazzi che vogliono una variante e altri vogliono tre. Non posso accontentare tutti, però ci provo, ci provo. Tu cosa volevi? E tu avevi tanta speranza, tanti sogni per lui, ma questi sogni non si avveravano. Lui non ti dava quello che tu volevi da lui. E quindi alla fine tu sei diventata fredda. Qui possono essere bugie, bugie dalla parte sua, tradimenti. Può essere che anche tu alla fine non eri tanto sincera con lui. Può essere che hai provato un po' di manipolare lui per avere ciò che desideri. Però vedo che era troppo complicato. Tu alla fine sei diventata fredda e hai detto io basta, non ce la faccio più così. La tua questa dolcezza che tu avevi per lui, ragazza dolce, sincera, tu ti sei chiusa da lui. Tu sei diventata diversa, tu sei cambiata, ok? E questa sete di spade dice proprio andava tutto contro ciò che tu aspettavi, non andava così come aspettavi. Può essere che lui ti ha illuso proprio, ti cercava di illuderti, ti ha illuso, ti faceva credere in qualcosa, cioè in vostro futuro, però alla fine erano solo le parole. Questo sei tu, in passato. Ok, adesso andiamo a parlare del vostro presente. Cosa sta succedendo adesso? Tre carte, vostro presente. Oh, caduto. Va bene, lasciamo così. Ok, presente. Ok, qua ci sono due varianti, come vi dirò. Il presente, io vedo che qui c'è una perdita per la vostra relazione. Qua c'era un inganno, c'era un qualcosa che vi ha fatto allontanare. Può essere che in questo momento voi tu hai già ricevuto una notizia da lui inaspettata, una sorpresa, un regalo che ti promette come un qualcosa di positivo, che ti promette di andare avanti insieme. Però comunque vedo che c'era la carta di ladro, che anche adesso c'è ancora questo, un qualcosa che ostacola. Può essere che uomo impegnato. Ok? O comunque sia, c'è un qualcosa che non vedo tanta sincerità in questo momento. Però questa carta dice che può essere che cambierà o sta cambiando. Tu senti che sta cambiando in questo momento la vostra situazione in meglio, che vi sentite più uniti. Ok? Andiamo a vedere adesso cosa prova in questo momento uomo. Tre carte. Cosa prova in questo momento uomo? Tre carte. Uno. Due. Tre. Cosa uomo prova? Uomo si è isolato. Lui qua non è tanto dolce con te. Può essere che proprio non parla con te, o sia chiuso, tiene i sentimenti dentro. In questo momento lui pensa più a se stesso, alla sua persona, alla sua stabilità. L'uomo comunque è una persona molto sicura di sé, e per lui è molto importante avere la tranquillità sua interiore. E adesso lui, come eremita, è andato a cercare la luce, vuole capire cosa prova per te, vuole capire cosa vuole da tutta questa situazione, come si fa. Come si va avanti? Un pochino vedo che lui si è distanziato, anche se voi state adesso nella stessa camera insieme, l'uomo qua cerca le risposte alle sue domande. Non lo vedo tanto acceso, innamorato, dolce con te, tutto questo non lo vedo. Ok, adesso tu,
cosa tu provi per lui in questo momento? Tre carte. Uno. Due. Tre. Tu, anche tu in questo momento non sai cosa provi, tu sai benissimo che tu sei molto legata a lui, questo legamento, tu non sei felice, questa emozione, questo sentimento che tu provi per lui non ti fa sentire felice, non ti rende felice, tu vorresti andare avanti, vorresti avere un qualcosa di più, la certezza, ma certezza non c'è. Cioè, non si capisce cosa sta succedendo e tu ti senti così, c'è una, come mi ha detto una ragazza, avevo salami negli occhi, tu qua ce l'hai questi salami, non sai proprio domani sarà o no, domani c'è o no, cosa sta succedendo, così ti senti e sei di coppia, ce l'hai più ricordi, il tuo sentimento di oggi è causato più, è legato più a vostri ricordi. Tu adesso ami la persona che avevi prima, lui come era prima, lo ami così come lui era prima, ti manca lui, lui come era prima, non come è adesso, adesso tu non sai nemmeno cosa tu provi per lui, vorresti tornare indietro e provare ciò che provavi prima, ma adesso non lo provi più. Tutta questa situazione tra di voi è molto instabile, non si capisce, ok? Adesso andiamo a vedere adesso cosa vuole lui. Lui adesso cosa vuole? Tre carte. Se questo uomo è impegnato, si è impegnato, lui vuole prima separare da quell'altra ragazza per poi venire da te, ok? Si è impegnato. Se l'uomo non è impegnato, qua per lui, lui vorrebbe rimanere da solo e avere le sue conquiste, sentirsi vincitore, magari anche iniziare a conoscere altri ragazzi per sé, per sentirsi un Casanova, non lo so, non mi viene ora di dire, ok, se non c'è un'altra donna. Comunque sì, in questo momento lui vorrebbe sentirsi amato, però senza promettere niente, così. Vorrebbe sentire quanto è importante la sua persona. Qua un uomo egoista, in questo momento lui vuole sentirsi bene, ok? Non vuole che nessuno gli chieda niente, lui va dove vuole andare e fa quello che vuole fare. Questo vuole lui adesso in questo momento. Ok? E tu cosa vuoi in questo momento? Tu cosa vuoi in questo momento? E tu qua ti preoccupi di più per tutto questo che sta succedendo, tu ti stai preoccupando tanto, ce l'hai tante preoccupazioni, non ti senti tranquilla, può essere che ce l'hai un po' di depressione, un po' di ansia, ma non per forza, comunque sia, tu non trovi pace per tutta questa situazione. Cosa tu vorresti? Tu vorresti rifare un qualcosa che è rimasto in stand-by, cioè tu pensi a quello che è stato tra di voi. E quindi tu vorresti rifare una situazione che c'era prima. Cioè, per andare avanti, tu hai bisogno di questo, rifare la situazione del vostro passato. Come ricominciare, di riprovare, di correggere errori, magari anche tuoi errori del passato, per sentirsi più tranquilla, perché tu non ce l'hai proprio per questo, tranquillità, tu pensi sempre a tuo errore, al suo errore, a quello che c'era, non quello che c'è, ma quello che c'era, e proprio il passato non ti rende felice, non ti lascia andare avanti,
Ti blocca. Mi viene qua da dire che tu vorresti cancellare la memoria per andare avanti, ma in memoria non si può cancellare, quindi vorresti rifare questa situazione del vostro passato. Ok, questo tu volevi. Oh, questo è presente, cosa tu vuoi. Abbiamo chiesto di emozioni. Non mi ricordo più. Non mi ricordo. Comunque andiamo avanti. Forse ho dimenticato qualcosa. Può essere, ragazzi. Ok, tre carte del futuro. Ma futuro prossimo, ragazzi. Prossimamente. Ora non posso dire quanto, ma ognuna di voi avrà il suo. Tre carte futuro vostro. Parlando sempre di voi. Questo uomo inizierà a pensare che è stanco, starà tanto a pensare, inizierà a pensare che è stanco di bugie, di falsità, se c'era, di nascondere, inizia a pensare che io voglio cambiare il mio atteggiamento, io voglio essere più sincero, io voglio qualcosa di più tranquillo perché sono stanco, cioè non sono più un ragazzino di nascondermi, di raccontare le favole, cioè, dice non posso più. E lui proprio starà a pensare a questo, perché ci sono bugie qua, c'erano, ci sono e anche in passato, ancora in futuro ancora ci sarà un qualcosa di non tanto sincero dalla parte sua, però è bene che lui in futuro inizierà a pensare che non mi piace, sono stanco, non posso più. Vedete, lui qua è vecchio, anche se è un ragazzo giovane, vedete, già sbiancato la barba, capelli già bianchi, dice io questa situazione mi sta rendendo bianco da queste preoccupazioni, non è felice, però lui un qualcosa deve nascondere da qualcuno, non lo so, ognuno di voi avrà la propria storia, ok? Inizierà a pensare tanto. Ok, emozioni prossimo, futuro, dalla parte di lui, tre carte. Già bene. Qua l'uomo avrà una grande crisi nel suo cuore quando veramente si sentirà male per la vostra storia. E lì dopo qualcosa come una nuova luce nel cuore inizierà ad andare avanti. Qua emozioni saranno positive per te, voglia di stare insieme, voglia di andare avanti. Oppure anche per chiudere e stare bene da solo. Ora si può queste carte in due modi diversi leggere. Però comunque 10 di spade, sarà un po' di crisi nel suo cuore. E cercherà queste crisi di coprire con qualcosa di positivo. Ok? E tu? Tre carte. E tu sei in posizione di difesa in futuro, posizione di difesa perché c'è un qualcosa, può essere proprio che non è libero l'uomo o tu non sei libera, che ci sono terze persone che ostacolano tanto al vostro rapporto e anche in futuro qua tu sei pronta di guerra, fare la guerra, oppure cercherai di fare la guerra con te stessa per non guardare più verso di lui. Il futuro per adesso è questo, il futuro prossimo. Sarai un po' nervosa.
No, tutta questa situazione non ti rende felice, per questo tu dici io non ce la faccio più. Basta, basta, così. Comunque uomo è un po' egoista qua. Andiamo a vedere per te carte. Il tuo futuro, ora non parliamo di lui. Te, come si risolverà questa situazione? Tre carte. Ecco, io qua vedo che per te cosa sarà? Finita per sempre storia. Non lo so, o con lui, oppure se tu sei impegnato con un altro uomo, sarà finita con un altro uomo, però per te questa relazione sarà finita, basta. E tu qua, una donna che ha una grande saggezza, una donna intelligente. Una donna che ha preso decisione di dire per sempre addio a questa storia. E tu qua, come più matura diventi. Questa relazione, questa storia ti ha reso più forte e più matura. Ok, ma non mi basta, voglio aggiungere. Ecco, più matura, più stabile. Nella tua zona di comfort, materialmente starai bene. C'è la stabilità tua, interiore, anche stabilità materiale. Guarda, questi possiamo togliere. Queste carte, guarda com'è bello. Qua tu avrai il successo proprio la tua vita dopo che tu chiuderai il cuore a questa persona, a questa storia. La tua vita andrà proprio molto bene, qua quasi fuochi d'artificio di emozione, tu festeggerai qua la tua vita, ci sarà una tua liberazione interiore, che tu sarai felice in tutti i sensi, avrai successo anche in modo materiale, nel tuo lavoro, farai la carriera. Ok, e amore? Amore sarà per te nuovo magari. Viaggio. Magari andrai in un'altra città, comprerai un biglietto per questo treno, per aereo, avrai un viaggio, o comunque inizierai a conoscere, magari a mandare messaggi, conoscere altre persone e ecco, come parlano bene le carte, sono fantastiche queste carte. E qua non è ancora amore, ma qua vedete che c'è amuro qua, amuro, ma lui ancora pensa, dice lanciare questa treccina, come si chiama? Lanciare o no, dice, merita o no, qua ci sarà avrai un corteggiatore che ti corteggia. Tu le hai dato la mano, vuoi parlare, a te ti piace, però tu ancora non sai se tu vuoi stare con lui. Quindi cosa posso dire? Qui tu conoscerai una persona con quale tu ti manderai messaggini, può essere che nei social caprai, o conoscerai, oppure in questo viaggio. Comunque, il viaggio può significare anche che inizierai un nuovo viaggio, come una nuova storia. E qua c'è il romanticismo, quando c'è una cosa nuova, una nuova persona, quando questa parte iniziale, quando ti piace, ma ancora tu non lo sai come andrà avanti, ok? Ultima carta in amore per te. Ecco, guardate, in amore per te. La luce in fondo al tunnel, come avevo detto ieri. Guardate, c'è un lungo percorso che ti aspetta. Può essere che questa persona che tu conoscerai sarà quella giusta, oppure che ti aspetta proprio un lungo, lungo percorso con questa persona per arrivare a un qualcosa di interessante e stabile. Questa carta è una carta molto positiva, una lunga strada, dice. Può essere un futuro, ok? Niente ragazzi, ho finito. Ciao.